Guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo, incredibilissimo video, perché quest'oggi ragazzi finalmente possiamo montare il nostro albero di Natale. Purtroppo estremamente in ritardo per i nostri canoni, ma sti cazzi, finalmente ce l'abbiamo ed eccolo qua signori. E la novità qual è? Che quest'anno lo abbiamo comprato nuovo, signori, lo abbiamo comprato nuovo perché non ci bastava un alberello alto 1,50 m, non ci bastava un alberello alto 1,80 m, volevamo un albero alto 2,30 m, signori. Per cui direi di non perdere tempo e proseguiamo con l'apertura dell'albero. Ah, già un pezzo ragazzi fa un po' paura di per sé. Quella sarà la parte di sopra, ovviamente. Albero di Natale artificiale. Grazie. Senza la spiegazione non l'avremmo mai saputo. La base? Non c'è altro, la scatola è vuota. Questa è la punta. Ma perché urli? Allora, io suggerisco, man mano che mettiamo i pezzi, di aprire già le foglie. Questo non è. Scusate, un attimo. Questo deve entrare qua. Cominciamo bene. Se proviamo a bloccarlo con le vitine, mo si vede il coso però, eh. Dammi le altre. Cioè, come potete vedere ragazzi, tutta questa parte secondo me non dovrebbe avanzare, però più di così non si infila. In ogni caso ci abbiamo messo i gancetti qua di sicurezza. In ogni caso, porca zozza, cominciamo a aprire tutti i rami e dopo torniamo. One eternity later. Prima di cominciare ovviamente ad aprire, mettiamo ragazzi il copribase per l'albero natalizio. Chiaramente l'abbiamo preso bianco ragazzi, perché quest'anno abbiamo voluto fare decorazioni e tutto il resto appresso rosse e bianche. Quindi ovviamente il copribase l'abbiamo preso bianco. Abbiamo solo copribase, ya va bene. Così. Senza la... Allora ragazzi, intanto abbiamo messo il copribase, che è semplicemente un telo bianco tutto glitterato, ma è carino. Alla fine ci abbiamo messo tipo ragazzi, io penso 20 minuti ad aprire i rami solo della parte di sotto, perché c'erano tipo 4 file di rami dal basso verso l'alto da aprire. E quindi adesso tocca alla parte di mezzo. Vediamo quanto altro tempo ci metteremo. Mazza che alberone! È proprio bello quest'albero che abbiamo comprato, vero amore mio? Certo! L'operazione seconda parte dell'albero sta continuando, ragazzi, io penso siano almeno 10 minuti che siamo qua e adesso dobbiamo usufruire di una sedia per poter arrivare ai rametti più in alto, perché purtroppo stare a braccia alzate poi diventa faticoso. Sì! Ok, abbiamo finito di aprire pure la seconda parte dell'albero, sta uscendo qualcosa di imponente, già più alto di Giocherina e me. E adesso andiamo a infilare l'ultima parte, che dopo dovremo andare ad aprire. Attenzione. E... Okay. Quindi l'albero è stato posizionato tutto. Adesso andiamo a aprire gli ultimi rametti e andiamo avanti. Mo sei troppo sbilanciato. A few moments later. Cioè ragazzi, io vi dico che abbiamo tardato un'ora di orologio, se non più, solamente per aprirlo. Cioè neanche si nota l'imponenza di quest'albero. La punta è un po' sbilenca. Ciao! Sta sistemando tutte le varie... Sì, un po' i rametti, ragazzi, per cercare di dargli un pochettino più di... foltume. Di pienezza, tra virgolette, specialmente i rami di sotto che sono un pochettino più vuoti. Basta un pochettino alternare i rametti, metterne un po' su, un po' più giù. E dopo procediamo. Ok, ragazzi, finita l'operazione apertura di rami, arriva il momento di metterci queste 1000 lucine, ragazzi,
per riempire questo benedetto bestione. Il piano è questo: io reggo la luce, io reggo, giro intorno a lei e lei prende il filo che necessita. Salendo, girando, dovremmo arrivare alla fine. Quindi prima di base le luci, tutorial per fare il giusto albero di Natale. Ok ragazzi, missione luci compiuta. Adesso è il momento di mettere... Come si chiamano tra l'altro sti cosi? I filoni! I fili pelosetti, ragazzi, dell'albero. Ovviamente, come vi ho detto, noi rimaniamo sul colore rosso e bianco, quindi li andremo alternando. E via! Sì! Io vi chiedo scusa, ragazzi, se dovesse essere ovviamente cambiata la qualità delle riprese, ma purtroppo la macchinetta si è scaricata e quindi sto utilizzando... Penso che un po' tutti quanti noi facciamo il ragionamento del tanto l'albero si vede solo davanti, no? Ovviamente. Fatemelo sapere qua sotto in commento. Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ed ecco qua, luci e fili pelosetti, missione compiuta. È arrivato il momento di mettere le palle, ragazzi. Abbiamo comprato ovviamente palle solo bianche e rosse, chiaramente palle giganti come quelle che mi stanno a crescere a fa st'albero, un pochettino più piccole di mezza misura. Sono le palle bianche e l'agrifoglio, ragazzi, anche e anche dei bellissimi unicorni. Questi sono bellissimi, che cavini. La prima cosa da appendere all'albero indiscutibilmente è questa, che è un Babbo Natale che mi ha regalato la mia giocherina e sembra pure, fa pure l'effetto neve, e io amo Babbo Natale e appendo Babbo Natale in centro dell'albero prima, ma manco si vede. Io te le passo e tu le appendi. Tutto così. Cambio di inquadratura tattico per la messa delle palle. Sì! Con le palle, ragazzi, vediamo di riempirlo anche un pochettino dietro, proprio per evitare il discorso, ma tanto dietro chi lo vede. Ragazzi, guardate quanto sono belle queste palline, hanno una fantasia tipo 3D al tatto, sono spettacolari. Ovviamente ragazzi, più è grosso l'albero, più grosse dovrebbero essere le palle da prenderci, perché metterci tante palline piccoline, boh, non lo so, secondo me lo spegni un po'. Guardate anche queste quanto sono carine, con i disegnini. Inquadriamo la difficoltà nell'aprire la scatola trasparente delle palle di Natale. Ah! Guardate anche queste che fluffose, sono bellissime! Questo è lo stato attuale dell'albero. E mancano ancora delle cosine. Voi ragazzi siete da albero di Natale bello decorato, quindi bello carico, cioè strapieno di decorazioni, o da albero di Natale più minimal? La pizza.
cibi che la rabbi. Non vuole cibi. Rabbi. È il momento delle farfalle. Adesso è il turno dell'agrifoglio. È vero, è argentato, però dà magari quel tocchino finale, tattico. Ecco, che si distingue dal resto, insomma, rosso e bianco dell'albero. Giocherina si appresta a mettere l'ultimo agrifoglio che finirà il processo di appendere la roba nell'albero. Bravo. E ora ti faccio il video io, perché bisogna mettere il puntale. Ecco qua Giocherina e l'albero. Dura e terribile. Ovviamente abbiamo preso il puntale bianco, che andrà a ultimare, esatto, il nostro albero, l'albero di quest'anno. Si appropinqui. Prendiamo la scala? Dopo che una scala è comparsa magicamente nel nostro salotto, Giocherina si appropinqua ad ultimare questo capolavoro del Natale. Io spero che si regga, ragazzi, perché sta punta un po' smoscia. Si sta reggendo. Va girata un po' più in qua. Ancora un pochino. Ed ecco fatto. Poi in avanti. Chinare in avanti perché sembra che sta indietro. Ammazza che bestione di albero. Adesso scendi che facciamo la ripresa finale. E quindi, ragazzi, abbiamo voluto condividere con voi questo bel momento di addobbo del nostro albero di Natale. Vi ringrazio per la visione, spero che il video vi sia piaciuto e vi auguro buon Natale. Già da adesso? No, gli auguri di Natale ce li faremo più avanti. Buone feste in generale. Quindi buone feste in generale, ragazzi, voglio un mondo di bene, grazie a tutti per la visione, vi mandiamo un abbraccione e un bacione. Ciao a tutti, ragazzi, buone feste! Ciao! Come on.